Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Si parla di circa oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori che seguono con attenzione le vicende raccontate nella seconda stagione della fiction, Mina Settembre, in onda sulla prima rete della televisione Ammiraglia ogni domenica sera. Vengono così ripagati dal pubblico i duri sacrifici affrontati dall'attrice Serena Rossi, che è anche una madre che, come tantissime donne, si dividono tra vita professionale, famiglia e l'importante ruolo di mamma. In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, questa bellissima e talentuosa professionista nostrana ha rivelato che per lei è stato difficile lavorare a questa fiction. La causa del suo malessere? Per registrare la seconda stagione di Mina Settembre, l'attrice è dovuta stare a Napoli dal mese di novembre fino al successivo maggio. Si parla quindi di 7 mesi lontana dalla sua casa e dai suoi affetti, durante i quali la bellissima star nostrana ha potuto vedere il figlio solo una volta a settimana. E questa esperienza sarebbe stata per lei durissima, considerando anche il fatto che il piccolo ha 5 anni. Una bellissima età questa dell'infanzia che ogni mamma non vorrebbe mai perdere del proprio figlio. L'attrice ha anche affermato di non voler forzare la mano proponendosi per altri ruoli, come ha fatto in passato quando voleva diventare un giudice del talent show X Factor. Era, infatti, il 2017 quando la bellissima Serena Rossi fece il provino e al suo posto fu scelta la bravissima Levante. Nessuna conferma da Serena Rossi riguardo ai rumors secondo i quali sarebbe una delle conduttrici del Festival di Sanremo 2023. L'attrice, pur confermando che le piacerebbe fare anche questa esperienza, ha negato di avere ricevuto almeno fino ad adesso una simile proposta. Per questa star italiana, oltre che nella vita professionale, le cose sembrano andare benissimo anche nella vita privata. La donna è, infatti, legata con Davide De Venuto, anch'egli attore, che sarebbe il suo primo sostenitore. Tra i due ci sarebbe un forte legame di complicità e rispetto. Non confermate ma nemmeno smentite le voci sull'arrivo di un secondo figlio per la coppia. Quali impegni professionali e novità ci sono quindi in serbo per la bella Serena Rossi? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.